L'inaugurazione di una nuova attività in questo periodo di crisi fa sempre notizia. Quindi adesso intervistiamo l'imprenditore che ha dato il via a questa nuova attività, dimostrando molto coraggio e tanta passione. È un'iniziativa che viene da lontano, è un sogno che mi porto dietro da tempo. Io lavoro nel settore dell'informatica, spesso per lavoro a Milano, e ho iniziato a mangiare una pizza che è tipica di Milano, che chiamano Toscana, e io non conoscevo, questa cosa mi ha incuriosito molto. Ho trovato che il motivo è che è stata fatta da una famiglia toscana di Montecatini che si era trasferita a Milano e ha messo a punto questa ricetta, che a Milano è diventata veramente diffusissima. È una pizza molto buona e ho pensato di riproporla ad Arezzo. E per cui ho realizzato questa pizzeria a taglio che parte oggi e che ripropone la pizza rivista magari un pochino più alla toscana. Invece dell'olio di semi usiamo olio extravergine di oliva toscano, ingredienti selezionati per cercare di dare un gusto intenso. Le caratteristiche specifiche di questa pizza, cosa la contraddistingue dalle altre? Allora, intanto è una pizza che fa una lievitazione in teglia, si cuoce in teglia e ha la particolarità di avere la base croccante, una pasta molto alta e sopra tanta polpa di pomodoro e soprattutto completamente rivestita di mozzarella filante. Per cui il sapore è molto intenso e molto diverso dalla pizza che siamo abituati a mangiare. Quindi l'appuntamento a doppia pizza via Madonna del Prato, Arezzo.